Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Basco. Ho fatto una spesa gigante. Ho quattro sacchetti di roba posati qui per terra. Voi non li vedete perché non stanno nell'inquadratura della telecamera, ma vi assicuro che ho comprato un sacco di cose, quindi non potevo non condividere con voi i miei acquisti. Partirei subito dalle cose che poi devo andare a mettere in frigo, perché con questo caldo si scongela tutto. Partiamo dalle cose dolci. Ho preso un gelato Valsoia affogato alla marena. Questo qui è veramente molto buono, lo apprezziamo moltissimo. E poi, tanto per cambiare un pochino e non mangiare sempre lo stesso gelato, ho preso anche tre di questi, sempre di Valsoia. Sono i classici ricoperti con il cioccolato e sono buonissimi perché li ho già presi altre volte. Due sogliole congelate da 180 grammi, anche queste le ho già prese altre volte, sono veramente ottime. Restiamo sempre sul pesce già congelato, ho preso due filetti di nasello da 400 grammi, anche questi sono veramente ottimi. Inoltre, con uno di questi ci mangiamo in due perché sono veramente veramente sostanziosi. Poi ho comprato una busta da 750 grammi di minestrone della Oro Gel, quello della linea Leggerezza, quindi con 50% di grassi in meno. Ci sono una serie di verdure tra cui zucca, fagiolini, orri, spinaci, carote, zucchine. Quindi insomma un classico minestrone e lo voglio assaggiare perché io questo qui della linea Leggerezza non lo avevo mai comprato. Poi, restando sempre in tema minestrone, ho preso anche una confezione di verdure già tagliate, già pulite per minestrone. Quello congelato io di solito lo tengo un po' più per le emergenze, quando c'è bisogno di fare una cosa veloce, però generalmente preferisco il minestrone con la verdura fresca, solo che questo deve cuocere molto di più, quindi devo avere un pochino più tempo. Capitano invece quelle volte in cui tempo non ne ho, devo fare una cosa rapida e quindi avere una busta di minestrone congelato mi viene comodissimo, però questo è molto più buono. Poi una confezione da tre di pomodori cuori di bue. Questi mi piacevano tantissimo perché hanno un aspetto meraviglioso e quindi ho pensato di prenderli. In particolare pensavo di mangiarli con un po' di tonno, un po' di mozzarella, quindi fare un piatto tipicamente estivo, ma avevano veramente un bell'aspetto e quindi hanno esercitato su di me una certa attrazione. Poi una confezione da mezzo chilo di albicocche. Queste arrivano direttamente dalla Puglia e sono quelle un pochino più grosse. Noi le abbiamo prese la volta scorsa pensando che non fossero un granché perché io pensavo che fossero più buone quelle piccole, invece devo dire che mi sono piaciute di più queste un pochino più grandi rispetto a quelle più piccole, però ovviamente questi sono gusti personali. Poi ho preso due confezioni di parmigiano reggiano grattugiato. Io so che molte persone non condividono l'utilizzo delle buste di parmigiano, ma per quanto mi riguarda, quando devo aggiungerlo magari ad un ripieno, devo semplicemente mettere una spolverata di parmigiano sopra la pasta al forno, comunque per utilizzi di questo tipo, io mi sono sempre trovata bene, sinceramente. Non ho mai avuto l'impressione che non fossero prodotti di qualità, quindi ogni tanto io lo compro e lo utilizzo. Una confezione di pollo già tagliato a pezzi, in particolare queste sono sovraccosce di pollo senza uso di antibiotici ed è un prodotto veramente ottimo. Io di solito lo cucino con le erbe aromatiche e viene squisito. Mi sono comprata una mozzarellina di bufala. Questa è quella da 100 grammi, delizia campana ed è veramente buonissima. Io non la mangio molto spesso, però ogni tanto, magari con i pomodori, con un po' di tonno, mi fa piacere. Poi mi sono comprata un pochino di yogurt, in particolare questo alla vaniglia della Primia. Poi sempre di Primia ho preso questo al caffè che mi piace tantissimo. Poi sempre della marca Primia, però della linea Vivi Verde Bio, ho preso questo yogurt alla mela che avevo preso un po' di tempo fa e che mi era piaciuto molto. Sempre della marca Primia ho preso una confezione di speck. E poi della marca Aia ho preso il petto di tacchino cotto al forno. Poi un rotolo di pasta brisée che mi servirà per fare una torta salata e una confezione di budini crème caramel, questi qua della Milk che sono ottimi. Come sostituto del pane ho poi preso una confezione di tigelle. Queste vanno mangiate calde, quindi dovete scaldarle e potete mangiarle o nel modo in cui faccio io, cioè come sostituto del pane, oppure tagliarle a metà e metterci dentro dei salumi. Queste hanno un'origine molto antica perché sono quelle tipologie di cibo che nascono nelle famiglie contadine, in particolare queste sono della zona
zona reggiano-modenese, ma che poi non tramontano mai perché sono veramente delle cose sfiziose e ottime. Adesso posso farvi vedere tutti quei prodotti che invece non devo mettere in frigo, quindi posso prendermela anche un pochino più con calma. Partiamo dai biscotti. Ho preso questi della Premia, sono frollini con grano saraceno da 700 grammi. Non li ho mai provati di questa tipologia, però mi attiravano tantissimo da tanto tempo e quindi ora mi sono decisa. Poi una confezione di triplo concentrato di pomodoro della Mutti. Io questo lo utilizzo quando faccio il ragù oppure quando faccio le polpette perché nella classica salsa di pomodoro, quella passata, aggiungo un pochino di concentrato. Poi sempre della Mutti ho preso una confezione piccola perché sono solo 300 grammi di salsa pronta con pomodori ciliegini che è buonissima. Poi una confezione da 3 lattine da 100 grammi, quindi sono quelle piccole, di ragù Star. Poi della linea Percorsi di gusto della marca Primia ho preso questo ragù al capriolo con 60% di carne di capriolo. Lo volevo comprare da tanto tempo, mi attraeva tantissimo e questa volta ho deciso di metterlo nel carrello. Poi due confezioni di besciamella già pronta della marca Chef. Di solito io la besciamella la faccio fresca, però ci sono dei momenti in cui magari ho più fretta, ho bisogno di fare delle cose veloci che siano già pronte, quindi io la tengo in casa per ogni evenienza. Una confezione da due di budino al crème caramel della marca Valsoia, anche questo l'ho preso tante volte, mi sono sempre trovata benissimo. Poi finalmente nei supermercati è tornato il lievito, perché quando eravamo tutti in quarantena il lievito non si trovava nemmeno piangendo in turco, finalmente comincia a ricomparire sugli scaffali e quindi ho preso una confezione della marca Primia di lievito per dolci. Una confezione di crostatine all'albicocca che di solito mangio a colazione quando voglio alternare un pochino la classica brioche o le fette biscottate. Poi della Kellogg's ho preso due confezioni di barrette, queste in particolare hanno mandorle e cioccolato. Poi un'altra versione con mandorle, miele e semi di zucca e di avena. Io queste non le avevo mai viste, magari sono io che non ci avevo fatto caso, però volevo assaggiare anche quest'altra versione. Poi per la mia colazione ho preso queste fette belle buone di Galbusera. Queste in particolare hanno mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca e semi di lino e sono buonissime. Sono tipo delle fette biscottate ma un pochino più spesse e che hanno un sapore in più perché appunto hanno mandorle, semi, mirtilli, quindi io ve le consiglio. Poi restiamo sempre in tema colazione, ho preso una confezione di cereali della Nestlé, questi qui della linea Fitness, questi in particolare sono quelli originali con avena e frumento integrali e sono buonissimi. Poi invece una confezione di cereali Kellogg's, di quelli classici, quelli con il gallo, come li chiamo io, sono i classici fiocchi di mais. Poi facciamo un attimo un salto nel reparto di cose non alimentari, più che altro perché sono sopra al sacchetto, quindi mi viene meglio prenderli adesso. Sapone liquido per le mani, questo in particolare quello con glicerina da 500 ml, non ha niente di che, è il classico sapone, era quello che costava meno, detto proprio chiaramente. Poi una confezione di sacchetti per pattumiera, quelli con le maniglie, perché comunque sono più comodi e mi trovo meglio. Poi una confezione di guanti per lavare i piatti della marca Vileda. Adesso ritorniamo alle cose alimentari. Ho preso una confezione di fettuccine. Queste sono di grano duro e con uova 100% integrali della linea Vivi Verde Bio della Primia e sono veramente buonissime. Poi della marca Molisana ho preso una confezione di fettuccine, anche se in realtà sembrano quasi delle pappardelle perché sono un pochino più larghe, però qui sono chiamate fettuccine numero 104. Questa è un'ottima marca, la Molisana secondo me fa un tipo di pasta ottima e in particolare questo è grano italiano decorticato a pietra, quindi è un grano diciamo un pochino più pregiato. Poi finiamo con la categoria pasta, vi faccio vedere questi spaghetti sempre della marca Molisana e questi sono in particolare gli spaghetti quadrati numero 1 e sono buonissimi. Poi sempre di Molisana i fusilli integrali. Poi siccome avevo voglia di mangiare un po' di ananas, ma non volevo comprare il frutto fresco perché piace solo a me, quindi tutte le volte che la compro, poi per una settimana devo mangiare solo ananas, altrimenti va male, e allora ho pensato di prendere questa in lattina, che magari non è proprio la stessa cosa, però tanto per togliersi la voglia ogni tanto va bene.
E questa è tagliata a fette, non ha zuccheri aggiunti perché è immersa solo nel succo di ananas. La proverò e poi vi farò sapere com'è perché è la prima volta che la compro. Poi della marca Primia, un barattolo da 360 grammi di marmellata alla ciliegia. A me piace tantissimo la marmellata della Primia. Tutti i gusti che ho provato finora mi sono piaciuti, quindi è un ottimo rapporto qualità-prezzo, la prendo spesso. Poi, quando sono arrivata al banco del pane, dei grissini, dei cracker, mi sono accorta che c'era una mega offerta sulla marca di grissini Pane Alba. Praticamente costavano pochissimo, allora ho deciso di prenderne tre confezioni, ovviamente diverse, per fare un po' di scorta di grissini, perché noi comunque li mangiamo spesso, hanno una lunga scadenza e quindi da tenere in dispensa vanno benissimo. Ho preso questi nostrani con farina integrale al 100%, non li ho mai assaggiati, però sono sicura che mi piaceranno perché i grissini di solito mi piacciono sempre. Poi ho preso invece questi classici, sempre di Pane Alba, che abbiamo già mangiato tante volte. Questi sono proprio quelli originali con farina bianca, ma sono veramente buoni e di solito li compriamo. Poi un'altra linea nuova che non ho mai provato sono questi stiratini al rosmarino e devono essere anche questi squisiti. Poi mi è caduto l'occhio su un prodotto che io non avevo mai visto. Si tratta di questa confezione della marca Pema, che non avevo mai sentito sinceramente, di pane biologico integrale di quattro tipi diversi. In particolare abbiamo pane di segale, pane ai quattro cereali, pane al farro e pane con i semi di lino. E sono delle confezioni singole, vedete, sono fasciati così, quindi sono proprio delle fette di pane di questi quattro tipi che io mangerò a colazione, perché prenderò una fetta di pane, la scalderò o in forno oppure sulla padella, la farò tostare e la mangerò con la marmellata, perché questa è una delle mie varianti di colazione. Ero molto curiosa di provare questo pane perché non lo avevo mai visto e quindi ho deciso di fare questo esperimento. Poi, sempre nel reparto del pane, ho preso una confezione di piadine. A me piacciono tantissimo scaldate in padella, così senza niente, come sostituto del pane. Poi ovviamente mi piace anche la classica piadina romagnola, quella farcita, però l'utilizzo che ne faccio io di solito è questo, quindi più come sostituto del pane che altro. Poi una confezione di legumi della marca Knorr. In questo caso vale lo stesso discorso che vi facevo anche prima. Quando io compro questo genere di prodotti, non li compro perché ogni giorno utilizzo questi, ma perché li tengo di emergenza. Ci sono quei momenti in cui arrivo tardi, abbiamo fretta, non abbiamo tempo e quindi va benissimo una volta ogni 2 o 3 mesi mangiare anche una cosa di questo genere perché magari abbiamo meno tempo. Poi della marca Primia una confezione di noci in guscio. Queste sono da 500 grammi e sono ottime. Un litro di latte scremato, sempre della marca Primia. Poi restiamo sempre sulla marca Primia perché ho preso 2 confezioni di farina integrale di grano tenero. Poi, come ultimo prodotto, una confezione di Kinder Brioche con ciliegia e cereali. Anche queste ogni tanto le mangio a colazione perché alterno un pochino le classiche fette biscottate, la brioche, i biscotti, insomma, le mie colazioni sono sempre diverse. Questo era l'ultimo prodotto. Come avete potuto constatare, ho fatto una mega spesa, quindi qualcosa di enorme. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.